Nuovo appuntamento con Linea Diretta. Andiamo a seguire ora la terza categoria. Siamo con Luca Negro, vice mister di Fede sulla panchina del San Pietro. Ciao Luca. Ciao, ciao. Allora Luca, tanti risultati interessanti. Voi una vittoria importante col Don Bosco. Poi abbiamo un resistente Chase 2-1. Cosa ne pensi? Ma questo era un po' insieme al nostro, il big match della giornata. E la Resistenza ha fatto un ottimo risultato, si dimostra una squadra di valore, perché è andata ad affrontare comunque un Chase che quest'anno darà da storcere a tutti e è andata a battere 2-1. E niente, ora condividiamo la vetta con loro. Ecco, poi un pirotecnico 5-4 della Gringos con il Savignone, anche la Gringos sta facendo molto bene. Anche la Gringos molto bene, è andata a battere Savignone, che è una delle squadre che sulla carta di Gianna doveva, secondo me, e lotterà comunque fino all'ultimo per arrivare ai primi posti. La Gringos, ora io non so la profondità di rosa che riescono ad avere in questo momento, però sarà una squadra che se è al completo sicuramente rimarrà in lotta per i playoff. Ecco, Quindi è un buon risultato per loro, secondo me. poi abbiamo il 4-1 del Borzoli in casa del Multedo, una sfida tra squadre B. Allora, il Montedo ancora noi non l'abbiamo visto, il Bortoli l'abbiamo visto la prima giornata e come avevo detto è una squadra vera, non è una squadra di per niente quest'anno, infatti i risultati lo dimostrano. Poi abbiamo la vittoria della Dinamo in casa del Bocca 4-1 e la vittoria del San Giovanni Battista 2-0 in casa con la nuova Valbisagno. Il Boca e la Valbisagna sono le due squadre che stanno soffrendo un po' di più in questo avvio. Probabilmente Boca risente anche un po' del fatto che non ha fatto la Coppa e quindi sicuramente ha meno partite nelle gambe. Il Santiago dall'altra parte invece è una discreta squadra. Noi l'abbiamo vinta sugli episodi la seconda giornata, ma in realtà poteva tranquillamente uscire anche un pareggio che non avrebbero rubato niente. E invece il San Giovanni batte la Valbisagno, ma sicuramente comunque il San Giovanni è una squadra che è retrocessa l'anno scorso perché arriva alla seconda categoria, quindi avrà sicuramente esperienze sul lungo, uscirà. Perfetto, ti ringrazio Luca, Ok, grazie mille va per essere bene, rimasto con noi, buon grazie campionato. Ciao, a te. grazie, alla Grazie, grazie, prossima. ciao. Ciao.